Allora, questo velivolo è pronto per l'uscita, ci manda a fare il controllo del safety test dei flight control. Direi che possiamo iniziare, giusto? Sì, ha preparato già tutto il team, abbiamo predisposto tutto per il controllo e ci serve la sua naturalmente sorveglianza per Va quanto riguarda il bene, check-out. Visto abbiamo fatto le operazioni di aggiornamento sopra i flight control. ok. Va bene, perfetto, possiamo iniziare direi, va bene? D'accordo. Ok. Predisponiamo la zona per la sicurezza. Sì, predisponi tutto per la sicurezza. Mi raccomando, ognuno sappia gli step che deve fare. Attenzione alle superfici mobili, soprattutto. Controllo per il foto l'abbiamo fatto, vero? Sì. Ok, perfetto. Questo è il GEA del 37° stormo. Per GEA si intende Gruppo Efficienza Aeromobili. Come diciamo già il nome dice, è il gruppo che si occupa della manutenzione dei velivoli F-16 e degli altri velivoli che attualmente sono in dotazione alla squadriglia collegamenti, nonché alle barriere d'arresto e a tutto il materiale di supporto denominato AGE, che serve, diciamo, a consentire al velivolo di essere riparato e comunque volato. Ok, applica la corrente e controlliamo un attimo le intercomunicazioni. Controlliamo che ci abbiamo la 115. C'è il cuffio. Gli altri. Ok, il cuffio funziona. Sono predisposti per la prova. Per quanto riguarda la manutenzione sull'F-16, ci sono due tipi di manutenzione prevista. Una è la manutenzione correttiva, l'altra è la manutenzione programmata. Noi ovviamente siamo in grado di effettuare tutti e due questi tipi di manutenzioni. La manutenzione correttiva si effettua allorquando, diciamo, il velivolo provenendo dal volo o comunque in un'altra operazione di manutenzione, quando si scopre, ecco, che al velivolo, il velivolo ha un'inefficienza e quindi tale che, diciamo, ne compromette la piena operabilità in volo e comunque ne compromette, diciamo, l'efficienza in genere, e pertanto, diciamo, viene effettuata la manutenzione correttiva. La manutenzione programmata invece si effettua, diciamo, periodicamente, ogni 200 ore di volo, ed è denominata phase inspection. Tutti questi tipi di manutenzione, sia la correttiva sia la programmata, sono effettuate in coordinamento con il personale della Lockheed Martin, che attualmente e fin dall'inizio del programma F-16 opera a stretto contatto con i nostri specialisti nelle varie categorie e nelle varie sale. La coda è libera. Siamo su con l'impianto B, siamo su con l'impianto A. Ok, passami flight controls su norma, attivali. Ok, dietro è sempre libero? Ok, liberami flight controls, mi metto in su automatico. Ok, adesso mi devi fare il reset. Attenzione alla zona, liberatela! Le categorie di manutenzione che diciamo ci sono al GEA sono diversificate per tipologia, diciamo, di manutenzione che viene effettuata. Andiamo dai crucif ai power plant che si occupano del motore del velivolo, per passare agli egress che si occupano del seggiolino e del canopy del velivolo.
poi abbiamo i pneu idraulici, abbiamo gli elettrical, insomma abbiamo una diversificata categoria di specialisti che in genere si occupano nell'ambito della propria categoria di risolvere le inefficienze relative ai loro sistemi. Il self-test consiste in un test, come dice la parola stessa, in un'autodiagnosi che il computer dei comandi di volo effettua, diciamo, sulle varie parti elettriche e idrauliche del velivolo. Quindi praticamente serve a effettuare una diagnosi a vari step della funzionalità di tutto il sistema dei comandi di volo, che è di vitale importanza, di fondamentale importanza per la condotta in sicurezza del velivolo in volo. Controlla il la spia. Ok, beautiful side of flight controls. Muovi la clutch. Stima moving. Nose down. Neutral. 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 Respira. Nose up. Nose down, on the right, okay. On left, on the right, okay, rather left, rather, okay, rather right, rather right, okay. Abbiamo per quasi ogni sala un expertise che sarebbe, diciamo, un esperto che si occupa, diciamo, di fin dall'inizio si è occupato di guidare gli specialisti che ci sono in sala sulle varie inefficienze. Infatti la peculiarità di questo programma è che la responsabilità tecnica sull'aeromobile, diciamo, sulla bontà delle manutenzioni è appannaggio della ditta Lockheed Martin, con, diciamo, una partecipazione attiva da parte del personale ITAF italiano che fa la manutenzione, diciamo, sotto la guida del personale Lockheed Martin. Sono pronti per flight controls. Ok. Flight controls at test is coming. Quindi chiedi quello che va a prendere. Stand by, sto controllando. Sono 2,5 pollici, ok. Stand by. Le persone nell'ambito del gruppo Efficienza Aeromobili sono oltre 300 alla data attuale, a fronte, diciamo, di un numero superiore che comunque non è stato ancora raggiunto. E la formazione di queste persone avviene sicuramente all'inizio nella scuola di formazione, scuola sottufficiali, per poi, diciamo, passare direttamente qui come specialisti, passando attraverso il Training Center, che è, diciamo, il centro di addestramento composto da personale istruttore che ha frequentato corsi in America e che, diciamo, ha il compito di addestrare tutto il personale delle varie categorie per renderlo, diciamo, a vari gradi dopo dei periodi di tempo autosufficiente per poter operare in maniera autonoma sul velivolo. Vai.
qua tanto vedi la parte tagliata. No. Vi faccio vedere qual è lo scenario, così capirete meglio qual è il lane. Roll call, siamo noi, Time Hack, ne abbiamo parlato, IP of the day. Parliamo direttamente dell'Electrical Failure, mi dici la cap, Francesco? 201 di minimo, IP switch on se la luce dell'IP è off. Ok, cosa da dire? Vi ricordo oggi che potremmo essere in India Mike, ed è un'emergenza abbastanza tosta se dovesse succedere in India Mike. La seconda tosta che può succedere oggi in India Mike è una ANS failure, e quindi vi ricordo, prima di entrare in India Mike sempre controllate la G5 e fate un pull to cage prima di entrare in India Mike. La missione di oggi è una missione da 4 velivoli, ci addestreremo a intercettare 2 velivoli in autonomous ops, intendiamo senza l'aiuto del GCI, ossia senza l'aiuto del radar di terra, ma utilizzando esclusivamente il radar di bordo. Si svolgerà sul cieli centrali della Sicilia centrale, in un'area dedicata, abbastanza grande, da oltre 120 km, per poter simulare una grossa zona di copertura da quale che dobbiamo coprire per poter difendere, diciamo, la nostra terra. Abbiamo drenato e ora ci deve essere soltanto l'olio che c'è nel bicchiere. Mi prepari il filtro con l'oringa del bicchiere? Adesso l'alternato è Grazzanise, il weather nella zona non è molto suitable, ma ci permetterà almeno di lavorare, penso, occhio e croce dalla NEF analysis, se dovessimo andare e faremo un AMC plan. L'alternate Grazzanise è la night card, diamogli un'occhiata veloce. Ho messo step ai 20, start ai 40, check-in ai 50, take-off ai 10. Andremo in volo in 4, e una volta arrivati in aria ci divideremo, 2 faranno i cattivi, 2 faranno i buoni, e così effettueremo la nostra missione, dove i 2 buoni dovranno assolutamente cercare di coprire con i loro radar tutto ciò che entra dalla parte nord della Sicilia. Comunque l'importante è che vedi questo. La torta l'abbiamo visto pure col sensore per averci rilassato. Perché questo si è attaccato. Questa è l'acqua residua che c'è nel cestino. E allora, il filtro dove l'hai preso? Allora, bagniamo il filtro. Tacan sono quelli, avremo il Pesar Twin 2 Flight da 2. Infatti nella NAPCO ho scritto Trim the Slot, 15 Second, Backup 20, Fluid Foro Trail, G-Warm Up 2+2, BDJack 4 Ship per un rientro VFR, if weather is great. Le 2 che faranno i cattivi devono essere particolarmente bravi. Devono essere bravi perché devono saper ben simulare una minaccia, che noi in questo momento simuliamo come se fossero dei MiG, che hanno armamento aria-aria, e noi dobbiamo essere altrettanto bravi a scovarli sul radar e fare in modo di utilizzare le nostre armi senza prima di loro, senza farci colpire da loro. Dammi la mia bicchiera.
ancora un altro po'. L'altra parte la vediamo nella parte tattica. L'area della Roma 106, abbiamo parlato già del guidatore in Roma 106, Wind Clearance è quella standard, Wind Controls non le conosco, Night Ops non ne faremo. Admin, Contingencies, se abbiamo uno sperlo prendiamo, se andiamo a letto aspettiamo fino a 10 minuti, dopodiché la formazione parte, l'altro raggiungere, il Fallout, Plan Negro Lead, Max Lead, Checco deve fare un giro da solo. La missione di oggi è una missione che va volata sicuramente da persone esperte e non poco addestrate. È una parte dell'addestramento molto avanzato e per quel che ci riguarda ritorneremo tutti insieme e faremo dei passaggi sull'aeroporto per addestramento all'apertura, faremo delle aperture tattiche e servono a evitare che possibili persone con missili brandeggiabili, quelli che si portano sulle spalle, possano colpirci durante l'atterraggio. Devo andare a prendere una chiave. Nogidoff versus Hermes standard. Nogidoff, tutti abbiamo l'hammer, preferibilmente. Allora, ecco, questo non l'avevo considerato. Allora, andremo, diciamocelo sulle Victor. Il Terminate ce lo passeremo. Il Terminate Hammer ce l'ha Blue One del momento. Per quanto riguarda il visual engagement, saranno standard. Non si lasciano i blocchi a meno che non sia tutti visual ortelli e non facciamo mergioni unaware solo perché ci viene il sangue agli occhi, ma be safe. Adesso la portiamo un pochettino indietro in modo da far uscire, sì, prima cuscinetto e poi ecco così. L'altro po'. Ecco. Così. Adesso mettiamoci frontalmente. Arriviamo. Compito delle nostre due fighter blu oggi è di mantenere air superiority in questa zona e non far praticamente attaccare il nostro pacchetto. Invece per quanto riguarda lo scenario dei Red, abbiamo dei Sams, che sono quelli as depicted, ce ne sono solo tre, praticamente non c'è questo, io questo l'avevo messo oggi per il tornado, ma non ce ne sarà, e simulano di decollare in Q-Ray da una base che ho chiamato Polentoski Air Base, che sta più o meno sulla radiale 280 15 miglia, quindi mi aspetto esclusivamente presentations in range, e se volete essere tosti nel presentarlo partite proprio da flight level 100, 200 nodi, in trail, vedete dalle 5 alle 10, 15 miglia, quindi una range presentation dalle 5 alle 15 miglia, e dopodiché salite e accelerate come previsto. Compito del red, sweep the area, compito del blu, sweep the area, l'unica differenza è che voi simulate di decollare in Q-Ray. Per questo motivo ho messo un bull time di 15 minuti che simula l'ingresso e l'egresso del pacchetto. La missione di oggi è molto demanding dal punto di vista pilota, nel senso che richiede molta preparazione, molta attenzione, cura dei particolari e soprattutto grande esperienza. Mets,
We have some six sul punto che vi ho segnato. Vi ricordo, questo è il SAM 6, conoscete i numeri, e abbiamo anche il SAM 8, e questi sono i numeri. Matrix Timec è quello segnato, anche se io non... Quello sulla Victor? Chi ha il Timec qua? Io ho il 38. Facciamo così, sulle call, sulle Victor, prima di cambiare sul canale 10, mi ricordate, vi do il Timec, vi do il mio. Così abbiamo tutti, perlomeno guardiamo le cassettine e non abbiamo poco. No, infatti, solo una volta.